Malgrado la loro fama di spietati predatori, coccodrilli e alligatori sono tra i più premurosi genitori che esistano nel regno animale. Dici davvero? Giuro! Le femmine di questi spaventosi rettili depongono da 10 a 60 uova per ogni covata, dentro delle buche scavate sulle rive dei fiumi. Il nido è rivestito di foglie e rami, che la femmina spezza con i denti e spinge nel nido con le zampe posteriori. Dopo 3 mesi di paziente attesa, mamma coccodrillo è pronta a proteggere i piccoli da qualsiasi pericolo. I coccodrilli sono animali incredibilmente forti e praticamente indistruttibili. Eppure anche loro hanno bisogno di aiuto. Ci sono degli uccelli chiamati occhioni che fanno loro quasi da babysitter. Per quanto improbabile, l'alleanza si è rivelata vincente per entrambe le specie. Gli occhioni depongono le uova vicino al nido del coccodrillo e scacciano via minacce come i varani e altri predatori. I coccodrilli hanno un udito eccellente. Ed appena l'occhione lancia un allarme, mamma coccodrillo accorre subito in difesa delle sue uova. E difende anche quelle del suo amico pennuto. Appena nati, i piccoli coccodrilli sono lunghi più o meno quanto una banana e il loro sviluppo è molto lento. La maturità arriva da 4 a 15 anni dopo la nascita, a seconda della specie. In alcuni casi la femmina aiuta i piccoli a uscire dalle uova, rigirandosele dentro la bocca. Dopodiché, che fa? Sputa fuori il piccolo? Proprio così. I piccoli restano sempre insieme e vicini alla madre durante i primi 3 anni della loro vita. La mamma li aiuta a tirarsi fuori dal nido e li trasporta nell'acqua adagiandoli nella sua bocca. Una femmina è in grado di trasportare fino a 15 piccoli nella sua bocca tutti insieme. L'istinto le impedisce di serrare le fauci e così i neonati restano al sicuro nella bocca della mamma, come fossero dentro una culla, con le zanne. La madre insegna ai piccoli come cacciare le prede e come proteggersi dai predatori. Ma malgrado i suoi sforzi, solo l'1% dei piccoli in ogni nidata arriva a raggiungere l'età adulta. Triste, certo, ma i coccodrilli dopo tutto sono degli enormi rettili a sangue freddo. Certo, piangono lacrime di coccodrillo, ma si tratta di una pura reazione fisiologica. Quando l'animale passa troppo tempo fuori dall'acqua, le lacrime lo aiutano a mantenere gli occhi idratati. I pochi fortunati tra i piccoli coccodrilli che sopravvivono e diventano adulti si godranno una vita molto lunga. Come altri rettili, ad esempio le tartarughe o come i cetacei, i coccodrilli mostrano la cosiddetta senescenza trascurabile, ovvero non invecchiano. L'età li rende soltanto più grandi e più pericolosi. Gli unici motivi di preoccupazione che hanno sono le malattie e gli attacchi di altri predatori. Mediamente l'aspettativa di vita di un coccodrillo va da 50 a 70 anni, ma non di rado superano i 100 anni. Perciò, teoricamente, è possibile incontrare da qualche parte un coccodrillo vecchio di 500 anni e grosso come un aeroplano. Solo che sarà molto difficile uscire vivi dall'incontro e raccontarlo in giro, perché nei coccodrilli l'appetito cresce in proporzione alle loro dimensioni. Un coccodrillo chiamato Freshy è vissuto fino all'età di 140 anni, il più longevo tra tutti quelli mai documentati in cattività. Freshy fu catturato nel fiume Moorhead nel 1970 e da allora è vissuto in uno zoo australiano. Lo chiamarono Freshy perché vive in acque dolci, in inglese freshwater, e appartiene ad una specie solitamente innocua per gli esseri umani. Intorno all'età di 10 anni i coccodrilli raggiungono una lunghezza di 1,5-3 metri e soprattutto raggiungono la maturità e possono riprodursi. Il rituale di accoppiamento è molto elaborato. I maschi emettono dei suoni a bassa frequenza, non udibili per noi umani, ma le femmine di coccodrillo lo trovano irresistibile e per loro significa diventare madri e proseguire la loro tradizione di affettuose cure verso i piccoli. Sarà da qui che arriva quella canzone, Crocodile Rock. Mi piaceva un sacco. Naturalmente i coccodrilli non sono gli unici animali a far mostra di forti e sorprendenti valori genitoriali. Tra i mammiferi, gli orsi polari sono un vero esempio di dedizione e sacrificio materno verso i piccoli, ai quali la madre insegna tutto il necessario per sopravvivere. Quando la femmina è ancora incinta, comincia a costruire una tana, scavando in profondità nei cumuli di neve. Sarà in questa tana che nasceranno i cuccioli. Nei loro primi mesi di vita rimarranno lì dentro a nutrirsi del latte materno. La nascita avviene di solito tra novembre e gennaio e i piccoli mettono il muso fuori dalla tana solo in primavera. Appena nati hanno un manto ancora troppo sottile e non sono pronti per le rigide temperature polari. Una volta usciti dalla tana, i piccoli restano sempre vicini alla madre, che insegna loro tutti i trucchi del mestiere. I cuccioli osservano e imitano tutto quello che fa: nuotare, cacciare, scavare e camminare. La madre li difenderà ferocemente da ogni predatore, inclusi gli orsi polari maschi. Passati 2 o 3 anni, i piccoli sono ormai pronti a cavarsela da soli. Ma saranno sempre in grado di riconoscere la madre per tutta la loro vita,
che può arrivare fino a 30 anni. Altri esempi di raffinate cure materne si possono trovare tra i nostri parenti più stretti. I gorilla, gli scimpanzé e i bonobo, cugini degli scimpanzé, abbracciano e coccolano i piccoli esattamente come facciamo noi. Nel nutrire i loro piccoli, le femmine rilasciano degli speciali ormoni associati con l'istinto e l'affetto materno. E a proposito di allattamento, nessuno batte le femmine di orangutan. L'allattamento del cucciolo può durare anche 8 anni. In natura, le femmine di orango si prendono cura della prole per almeno 7 anni, più a lungo di qualsiasi altra specie di primate. Durante questo periodo, la madre insegna tutto ai piccoli, dal trovare il cibo al costruirsi un giaciglio su cui dormire. Il legame tra una femmina di orangutan e sua madre è più forte rispetto a quello dei maschi. Le femmine possono continuare a vivere insieme alla madre anche una volta raggiunta la maturità, cioè verso i 15 o 16 anni. Insomma, delle vere mammone. E proprio come tra noi umani, il rapporto con la madre influenza molto la vita sociale. Le madri supportano i figli ad ottenere il dominio del gruppo e a conquistare il maggior numero di femmine. Al contrario, i piccoli che hanno avuto madri meno attente o affettuose tendono a riprodursi con meno successo una volta raggiunta l'età adulta. I maschi di elefante africano invece non combattono per il dominio del gruppo, perché a comandare il branco è sempre una femmina. I piccoli vengono cresciuti da tutte le femmine che collaborano tra loro. Una giovane madre viene aiutata dalle sorelle o dalle zie più anziane, che le insegnano a prendersi cura del cucciolo. Le femmine di elefante sono infatti considerate le madri più protettive del regno animale. Quando si spostano, i branchi di elefanti si sistemano sempre in cerchio, con i più giovani che viaggiano all'interno del cerchio, protetti così dalle insidie di eventuali predatori. Gli esemplari adulti inoltre rallentano il passo in modo da non lasciare indietro i piccoli. Le femmine comunicano con i cuccioli con gesti e versi affettuosi e insegnano loro a procurarsi il cibo e ad usare la proboscide. Mica facile, eh? Le femmine hanno un legame molto forte con la madre e di solito rimangono insieme nello stesso branco per tutta la vita. E un elefante ha una vita lunga, in media intorno ai 65 anni o anche di più. La gestazione da sola dura quasi 2 anni, perciò non è una sorpresa che tra madre e figlio si crei un legame così solido. Anche tra le giraffe la gestazione è molto lunga, 15 mesi. Non a caso, visto che il cucciolo nasce già in grado di reggersi sulle sue zampe. Le madri allattano i piccoli per un periodo che va da 9 a 12 mesi. Quando deve allontanarsi in cerca di cibo, la madre nasconde i cuccioli o li lascia sotto la protezione di altre giraffe. Come tutte le mamme sanno bene, anche una mamma giraffa dorme ben poco. Da 30 minuti a un massimo di 2 ore ogni giorno. E nemmeno tutti in una volta, ma in brevi sonnellini di 5-10 minuti ciascuno. Per tutto il resto del tempo, devono sorvegliare e proteggere i cuccioli. Le femmine di pinguino imperatore sono tra le più coraggiose madri del regno animale. Dopo aver deposto l'uovo, la femmina lo affida alle cure del compagno e parte per un viaggio lungo fino a 80 km, per raggiungere l'oceano e fare incetta di pesce. Dopo aver mangiato abbastanza, la femmina ritorna dal suo compagno, trova il pulcino già nato e comincia a nutrirlo. Frutti di mare. A quel punto, il maschio parte per nutrirsi e la femmina protegge il pulcino tra le sue piume per tenerlo caldo.